tenendo conto che tu pubblicamente hai detto di avere votato alla Camera, Rivoluzione Civile, a cui peraltro avevi prestato una tua canzone come Sì. inno, e al Senato invece Movimento 5 Stelle, mi dici cosa pensi a distanza ormai di 7-8 mesi delle elezioni, dell'operato del Movimento 5 Stelle? Sei rimasta delusa da alcune cose di Grillo? Lo rifaresti? Guarda, alcune esternazioni di Grillo continuano a non piacermi. Non mi piacevano prima e non mi piacciono neanche adesso. Condivido la sua, come dire, voglia di cambiamento, questo sì, ma a volte le esternazioni mi infastidiscono. Non mi sono pentita perché io credo, la mia decisione di votare in Rivoluzione Civile alla Camera e poi 5 Stelle al Senato era perché io pensavo che avere un magistrato nel governo che conosca i meccanismi della corruzione, che conosca i meccanismi dell'intreccio tra mafia, tra legalità, tra criminalità organizzata e politica, poteva essere una comodità. Oggi forse la commissione antimafia l'avrebbero potuta affidare a Antonio Ingroia Antonio piuttosto Ingroia. che alla ministra Bindi. Con tutto il rispetto, credo che ne sappia di mafia come me, insomma, non credo che abbia tutta questa esperienza. E allora io pensavo nel mio ragionamento, e votare il Movimento 5 Stelle voleva dire far entrare una ventata d'aria nuova in Parlamento che potesse finalmente anche fare da controllo nei confronti di quello che succede. Per cui non mi sono pentita, sono un'osservatrice simpatizzante. Perché dico questo? Perché in realtà quello che me li rende simpatici è il fatto che li sono tutti contro. E c'è quella sì, un governo d'intesa, di larghe intese, tutti contro di loro. E allora come succede? All'interno di tutta quella gente che sta in Parlamento, tutti questi eletti del 5 Stelle, sicuramente ci saranno degli idioti, come in tutti gli schieramenti. Però chissà perché c'è la caccia al grillino scemo. Quando il grillino, dice una cosa scema, La tutti ne si parlano. amplifica, sì. Quando per esempio portano in Parlamento delle mozioni per desecretare le dichiarazioni del pentito sulla Terra dei Sulla Terra dei Fuochi, Fuochi. nessuno lo dice. E allora questo mi risveglia in me quel senso di giustizia che mi porta a difenderli. E poi anche perché io quando ho esternato una volta su Facebook perplessità sulle dichiarazioni di Grillo nei confronti della legge Bossi-Fini e del reato di immigrazione, ho scritto sul mio Facebook che ci dica qual è la sua linea perché non l'abbiamo ancora capita in realtà. E lì anche lì una valanga anche lì una valanga di insulti. Permalosissimi in Sono rete, molto permalosi, permalosissimi. sì, molto agguerriti, però lì per lì anche lì me la sono un po' presa. Poi ci ho dormito su e la mattina mi sono svegliata e ho pensato che in fondo sono ragazzi, sono arrabbiati, sono preoccupati per il futuro, non sanno che cosa sarà della loro vita. Ci sta pure che si incazzino qualche volta e che insultino anche me, mi va bene, mi è passata subito la mattina dopo. E però devo dire che da lì ho avuto un invito da parte di Alessandro Di Battista, mi ha mandato una mail privata e mi ha detto: io vorrei che tu venissi a conoscerci. E io sono andata. Sono andata perché prima non avevo mai ricevuto un invito da nessuno che sedesse in Parlamento. Per cui mi è sembrata anche una cosa E che bella. effetto E ti ha fatto una volta che li hai li conosciuti? ho conosciuti quelli della Commissione Esteri. Sì. E devo dire che mi hanno fatto una buonissima impressione. Molto buona. Sono ragazzi preparati, che hanno voglia di imparare, hanno voglia di mettersi in gioco, hanno voglia di studiare, hanno voglia di dare il loro contributo a questo Paese. E devo dire la verità, non conosco gli altri, non ho mai visto le altre commissioni, per cui ho conosciuto solo questa e questa mi ha fatto una buona impressione. Poi credo che Grillo diventi ingombrante pure per loro. Io credo che certe volte non me l'hanno detto, ma non so, è una sensazione che a volte anche per loro a volte le sue dichiarazioni diventano ingombranti. Sì, è probabile. Il pentito a cui facevi riferimento della Terra di Fuochi è Schiavone Sì, e io Schiavone. consiglio a tutti di andare ad ascoltarsi alcune cose perché sono dichiarazioni da conoscere.